Proprio oggi è uscita la patch 1.09.1 per Elden Ring. E cosa, non ci fai un video? Oltretutto, ho scoperto di questo aggiornamento solo grazie a voi, ragazzi, perché me l'avete scritto nei commenti questa mattina. In questa maniera sono potuto arrivare a casa dopo lavoro e fare questo video tempestivamente, tra tante virgolette, perché comunque uscirà di sera. Però almeno è uscito oggi e non domani. Quindi, ragazzi, grazie. Cosa è successo in questo aggiornamento? Per lo più si sono dedicati alla risoluzione bug. In questo caso ne hanno risolti due e ne sono spuntati probabilmente cinque, perché lo sappiamo tutti quanti che in Elden Ring, quando si risolvono un paio di bug, ne escono altrettanti e solitamente peggiori. Il primo bug che è stato risolto era davvero pesantuccio e riguardava tantissimi utilizzatori di magie incantesimi. Nello specifico è stato risolto un problema per il quale gli effetti di alcune abilità, magie o incantesimi, oggetti o armi che utilizzavamo per aumentare la nostra potenza d'attacco non venivano applicati correttamente. Ed effettivamente la cosa qui sembra un po' eterea, ma c'è una piccola specifica che possiamo fare, perché ho visto tra l'altro un video davvero interessante che vi lascerò qui sotto, che fa anche una comparativa, ma ve ne parlo dopo. Non si applicavano correttamente a magie ed incantesimi. In pratica, quando noi usavamo degli specifici incantesimi che potevano potenziarci, si applicavano ovviamente all'arma corpo a corpo, ma non agli incanti o alle magie che potevamo utilizzare. Nello specifico, non funzionavano Voto Aureo, che tutti utilizziamo e sappiamo benissimo come funziona, aumenta attacco e difesa. Non si applicava alle magie. L'ululato di Shabriri, che forse non tutti sanno, perlomeno non i novizi, oltre a causare la follia e fare un piccolo ammontare di danni nella zona attorno, aumentava anche il danno per un tot di secondi. Non funzionava su magie incantesimi. Fiamma donami la forza, stessa identica cosa, forse anche un peletto più grave, perché fiamma donami la forza, oltre ad aumentare l'attacco, aumenta anche il danno da fuoco, e non funzionava sugli incantesimi di fuoco e anche sulle magie. Però sugli incantesimi di fuoco, ragazzi, ci serve a quello. Bene, ora, attualmente, i potenziamenti e l'attacco si sommano anche alle magie, agli incantesimi. E io sono abbastanza sicuro che tu non sapevi che per tutta la patch 1.09 hai giocato senza mai potenziarti gli incantesimi. Ultima cosa, e poi passiamo al prossimo bug che hanno risolto, ragazzi. Vi consiglio un canale, e soprattutto il video che ho guardato, di Glitch Unlimited. Non è un annuncio per cui vengo pagato, non c'è nulla di tutto ciò, ragazzi, ma quando io vedo un bel video, sento di poterlo consigliare a delle altre persone. È un canale inglese che fa una fantastica comparativa che fa proprio vedere la non funzionalità di questi incantesimi di supporto durante la patch 1.09 e fa vedere che nella patch 1.09.1 effettivamente è stato risolto. Ve lo consiglio così, giusto per vederlo e per poter vedere la differenza ed il fatto che non sto dicendo baggianate, perché purtroppo io avendo già aggiornato Elden Ring e non sapendo dell'esistenza di questo bug, non mi sono potuto preparare delle clip per fare delle comparative. Prima di passare al prossimo bug, però, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed accendete la campanella. E se volete sostenere il nostro lavoro, qui sotto trovate super grazie ed abbonamenti. Questi ultimi, tra l'altro, vi permettono di vedere i video in anteprima. Se volete farvi una scarrellata di video nostri, forse è la cosa giusta da fare. Il secondo problema era legato allo scudo Medusa, nello specifico alla sua abilità, Furia Contagiosa. Furia Contagiosa va ad aumentare la potenza d'attacco quando viene utilizzata ed ovviamente, secondo il gioco e secondo le regole che sono state scritte da From Software, doveva rimanere equipaggiato. La potenza d'attacco rimaneva aumentata ad oltranza anche se si cambiava l'arma. Ovviamente la community se n'è ben presto accorta perché siamo bravissimi a scovare glitch, bug e compagnia cantante. Ed ovviamente si mettevano addosso due scudi Medusa, usavano la Furia Contagiosa e successivamente cambiavano le armi, quindi avevano un doppio bonus alla potenza d'attacco dato da Furia Contagiosa e successivamente facevano un fracasso di danni. Ragazzi, non funziona più. Se lo utilizzavate, non potete più farlo, dovete per forza tenervi lo scudo addosso, mi dispiace. Ultima ma non meno importante modifica che è stata fatta con questa patch. Taglio Maledetto, l'abilità unica della Spada Maledetta di Morgoth, adesso fa molti meno danni alla posa o alla stabilità che dir si voglia dell'avversario. Sarà più difficile buttare giù i nemici. Questo secondo me però è un nerf molto molto importante,
Perché questa è una spada che, se le analizziamo, fa davvero pochissimo danno. Non la possiamo infondere, fa un sanguinamento di 78 che è bassissimo. Ha un danno fisico di 120 al più 0 e non è che al più 24 arrivi a livelli allucinanti. Se l'unica cosa che funzionava, ossia la cenere di guerra, me la vai a modificare in negativo, secondo me l'hai depotenziata un po' troppo, perché adesso non ha scopo utilizzarla, secondo me. Sicuramente riusciremo a creare ancora delle build con quest'arma, ma era secondo me una modifica non necessaria. Voi cosa ne pensate? E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed accendete la campanella, lasciate un bel mi piace ed un commento con la vostra opinione e, se volete supportare attivamente il nostro lavoro, qui sotto trovate super grazie ed abbonamenti e questi ultimi vi permettono di vedere i video in anteprima. Noi ci vediamo domani in un prossimo video, ciao a tutti senza luce!